Sì, molto simile. Credo che la Roma sia partita molto forte, come nelle sue caratteristiche, come ha già dimostrato tante volte in campionato. E credo che l'Inter oggettivamente abbia fatto un secondo tempo migliore, avendo più occasioni forse della Roma, però rispettiamo sempre il risultato del campo, quindi complimenti al nostro avversario che aspettiamo il 17 aprile a San Siro per giocarci fino alla fine le nostre chance. No, è importante, noi ne avremmo voluto fare almeno un altro, però sia la difesa della Roma comunque ha fatto una buona prestazione, noi siamo stati forse un po' imprecisi anche noi questa volta, però va bene, penso che 2-1 è un risultato che lascia aperta la possibilità per l'Inter di giocarsi la finale a San Siro. Quindi sta dicendo che sarebbe stato più giusto il pareggio? No, no, io rispetto sempre il risultato del campo. La Roma ha vinto e faccio i complimenti alla Roma perché ha vinto meritatamente, però è oggettivo che noi abbiamo fatto secondo me un ottimo secondo tempo e abbiamo sfiorato più volte il gol del 2-2. Ma io ho grande fiducia nei miei ragazzi e so che a San Siro ce la possiamo giocare fino alla fine, sospinti anche dai nostri tifosi, quindi io dico 50-50.